Ciao, in questo video vi mostro come realizzo in casa il mio latte detergente e lo struccante che sto utilizzando in questo periodo. È un latte detergente molto delicato, adatto a tutti i tipi di pelle e per prepararlo servono degli ingredienti che si trovano al supermercato ma che abbiamo praticamente sempre un po' tutti a casa, come lo yogurt, come il miele. Comunque tra pochi secondi vedrete come si realizza ed è veramente velocissimo, semplicissimo e si può conservare in frigorifero per una settimana e poi riprepararlo naturalmente in pochissimi secondi. A me piace questo latte detergente perché non ha ingredienti che vadano a danneggiare, a irritare, a provocare dei rossori sulla pelle, come a volte mi danno sia le salviette struccanti, anche quelle Eco Bio, sia altri prodotti. Quindi diciamo che con questi prodotti io sono sicura che non ho alcun tipo di problema. Io vi lascio il tutorial, spero che vi piacerà. Fatemi sapere che cosa ne pensate e come sempre, se vi va, iscrivetevi al mio canale e seguitemi anche sui vari social, quindi Instagram, Facebook, Twitter. Nell'info box trovate tutti i link ai social. Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Questi sono gli ingredienti, ma prima di mostrarvi il procedimento vi mostro come si applica. Io ho messo un po' di matita per gli occhi sulla mano e adesso con un po' di cotone vado a struccarmi. Come potete vedere, già dalla prima passata è venuto via praticamente quasi tutto. Potete comunque ripassare, rimettere un po' di latte detergente sul cotone e ripassare come preferite. Come vedete, poi ripassando viene via praticamente tutto. A me piace un sacco questo latte detergente perché lascia la pelle morbidissima e strucca benissimo. Lo prepariamo insieme subito. Allora, io ho preso il contenitore riciclato, diciamo, da una crema finita, quindi direttamente al contenitore finale. Vado a metterci 2 cucchiaini di yogurt bianco magro oppure di soia, io comunque utilizzo questo magro, e aggiungo anche 1 cucchiaino di miele. Questi 2 ingredienti vanno comunque a purificare, a nutrire, ad ammorbidire e illuminare la pelle del nostro viso. Aggiungo poi 1 cucchiaino di olio, io ho utilizzato quello di germe di grano, ma potete utilizzare qualsiasi altro olio vegetale. Vado poi a mescolare per circa 1 minuto finché non ottengo una cremina. E il nostro latte detergente è pronto. Io vi consiglio sempre di lavare il viso dopo averlo utilizzato e di stendere la vostra crema idratante. Io ora lo chiudo e vado a metterlo in frigorifero, lo tiro fuori solo quando ne ho bisogno. Io ho utilizzato un contenitore di una crema che avevo finito, però potete mettere il tutto anche in una bottiglietta come questa, in cui io adesso ho un olio. Anzi, forse è più comodo perché il prodotto va sempre mescolato o agitato prima dell'uso. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!